Ogni anno in Italia circa 5.300 donne si ammalano di tumore ovarico e 3.300 muoiono per questa patologia. I fondi per la ricerca non bastano, per cui bisogna investire nello sviluppo di farmaci per curare le recidive che si presentano nell'80% dei casi. È quanto emerso a Sassari al convegno Il sogno di Irene vive in alto, organizzato dall'associazione Lotta al tumore ovarico per puntare riflettori su questo carcinoma con altissimo tasso di letalità. All'incontro, che si è svolto nella caserma La Marmora, sede del comando della Brigata Sassari, alla presenza di numerose autorità istituzionali e accademiche, hanno partecipato vari professionisti del settore che lavorano nei più importanti istituti di cura e di ricerca d'Italia. Ricordiamo che per ogni donna che si ammala c'è una famiglia che soffre insieme a lei, perché una donna è anche una mamma, è una figlia, è una sorella, è un'amica e troppe famiglie si ritrovano a dover fare a meno di loro, per cui è importante che la ricerca vada avanti e sperimenti nuovi farmaci per riuscire a guarire e a dare a queste donne una speranza di guarigione e alle loro famiglie una speranza di continuare a godere dei loro cari. L'esercito e la Brigata Sassari hanno accolto con gioia questa possibilità di dare risalto a questo evento. L'associazione ALTO, che combatte il tumore ovarico, ha chiesto di fare questa iniziativa presso di noi e noi abbiamo spalancato le porte a questa associazione perché ci crediamo che è una battaglia che possa e deve essere vinta per il benessere delle donne colpite e per la qualità della vita. E quindi anche noi siamo al fianco dell'ALTO, come siamo sempre a fianco di tutte le associazioni civili per un progresso della società e un miglioramento generale delle condizioni di tutti, a beneficio di tutti.